Professor Fauro, io inizierei da lei. Abbiamo sentito quali sono i trend in tre aree chiave, le trasformazioni nel mondo dell'energia, quello che per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali è in cantiere a livello della Commissione europea e anche questi stimoli che guardano forse un po' più lontano ma riguardano anche la nostra vita quotidiana, l'impatto della tecnologia e il lavoro. Per chi investe guardando a lungo periodo, risparmio previdenziale in particolare, ci sono anche altre sfide in questo momento, i tassi a zero, la difficoltà di trovare fonti di ritorno alternative rispetto a quelle che nel passato erano la ricetta storica, in particolare degli investitori italiani, cioè il mattone da una parte e i titoli di Stato dall'altra. Qual è la situazione dal suo punto di vista? Grazie. Dunque, per fare qualche considerazione su queste tematiche, io sono partito da una situazione iniziale che è quella che è stata indotta dalle recenti riforme del sistema pensionistico italiano. E noi siamo partiti da una situazione in cui il rapporto tra l'ultimo stipendio e la pensione era dello 0,8%, a una situazione attuale in cui siamo scesi allo 0,55%. Questo dal punto di vista macro è benvenuto perché garantisce la stabilità del sistema pensionistico e quindi 0,55% con un sistema stabile è molto meglio di un sistema instabile, ma dal punto di vista individuale pone delle sfide. Per cercare di descrivervi quelle che sono queste sfide nella situazione congiunturale attuale, ho fatto una semplice simulazione. Ho ipotizzato di mettermi nella situazione di un individuo che ha 20 anni davanti prima della pensione e che ha un rapporto tra ricchezza e reddito di circa 2 volte. E mi sono chiesto se questo individuo volesse garantirsi il regime di vita che gli era garantito da un rapporto pensione ultimo salario di 0,8 nella situazione attuale, quale rendimento dovrebbe richiedere alla sua ricchezza nei 20 anni prima della pensione per arrivare ad essere indifferente nei due regimi, ossia per compensare con la ricchezza privata la riduzione in termini di reddito pensionistico? La risposta è che il rendimento che uno dovrebbe ottenere nei 20 anni residui prima della pensione è del 7% nominale, che possiamo traslare usando come diciamo indicatore di inflazione in lungo periodo l'obiettivo della BCE in un 5% reale. Ora, questo pone un problema importante perché questo rendimento richiesto non può essere ottenuto investendo in attività prive di rischio. Vi do un'indicazione: qual è l'attività a lungo periodo più priva di rischio che potete pensare? Sono i buoni del tesoro indicizzati, questo è il rendimento dei buoni francesi, e vedete che nell'ultimo periodo il rendimento reale di questi titoli decennali è stato molto prossimo allo zero. E quindi il problema, la sfida che si trova davanti l'investitore è quello di ottenere rendimenti reali elevati e ovviamente quindi di gestire il rischio per poter ottenere questi rendimenti reali più elevati. Allora, in questa prospettiva ci sono 2 elementi che sono molto importanti. Primo è l'orizzonte. Le caratteristiche, le proprietà statistiche dei rendimenti sono molto diversi a seconda dell'orizzonte. Qui parliamo di investimenti di lungo periodo con un orizzonte appunto intorno ai 20 anni. E qui bisogna tenere conto del fatto che una opzione abbastanza ovvia è il cosiddetto rendimento azionario, che include quello che in inglese si chiama equity risk premium, e quindi paga un eccesso di rendimento per poter compensare il maggiore rischio. Ma l'idea quindi che si propone, che è interessante, è quella di combinare questo rischio azionario con altre attività che ovviamente abbiano un rischio che sia compensato al rendimento. Le infrastrutture sono particolarmente interessanti da questo punto di vista, perché qual è il rischio delle infrastrutture? Il rischio delle infrastrutture è un rischio di illiquidità, e questo rischio di illiquidità è un rischio che non è poco correlato con l'equity risk premium, e quindi l'idea di avere un portafoglio che combini infrastrutture e rischi azionari può essere un'idea di riduzione del rischio mantenendo quel target di rendimento
di cui si faceva accenno nella precedente slide, del 5% reale. Quali sono, in questo scenario che vi pongo, quali sono gli elementi su cui li ho definiti elementi di criticità su cui vale la pena di riflettere? Il primo l'abbiamo testimoniato dal 2007 in poi, è che la diversificazione può fallire in presenza di shock economici globali. Quando c'è uno shock economico globale le correlazioni storiche tendono a crollare, tutto diventa correlato, e quando tutto diventa correlato la diversificazione aiuta molto di meno. Il secondo è che la liquidità può scomparire simultaneamente da molti mercati. Di nuovo, la crisi ha fatto sì che mercati in cui la liquidità in genere scomparisse asimmetricamente hanno testimoniato una scomparsa simultanea della liquidità. Da ultimo, e abbastanza rilevante, e che segue dai primi due bullet point, è che l'investimento in attività illiquide richiede modelli sofisticati che tengono conto, primo, del fatto che i prezzi sono osservabili raramente, proprio per la natura illiquida di queste attività, e secondo, che per le attività illiquide non esiste un benchmark, e quindi non esiste un punto di riferimento per valutare l'investimento, e quindi occorrono delle capacità di valutazione dell'investimento che sono tipiche solo di soggetti molto competenti. L'ho già detto, lo ribadisco, la lunghezza dell'orizzonte in questo ambito è un elemento molto importante. Bisogna far riferimento a questo tipo di investimenti solo avendo in mente un orizzonte dell'ordine di 10-20 anni. Ah, le conclusioni non vogliono arrivare. Vediamo. Eccole. Eccole, grazie. La prima conclusione sembra ovvia, ma non lo è tanto. Per riuscire a mantenere inalterato il livello di qualità di vita in età pensionistica, data la riforma del sistema pensionistico, l'investitore deve prendere rischio, quindi il rischio è inevitabile. La ricerca di compensazione per il rischio richiede abilità particolari e strumentazione adeguata. L'investimento in infrastrutture è una fonte importante di diversificazione e di compensazione per il rischio, ma richiede un'accurata capacità di management di quello che è un rischio specifico su cui occorre grande competenza per essere in grado di gestirlo, che è il rischio di illiquidità. Insomma, per portare a casa quel 5 o 7% che in questo momento a chi sta in questa sala sembra un miraggio, già nel complesso bisogna aprire i portafogli, l'asset allocation ha delle novità importanti. In ambito accademico, in due parole, state anche lavorando su, come dire, delle soluzioni per rendere meno complessa anche la gestione di queste asset class che finora sono state considerate un po' marginali proprio perché l'illiquidità le rendeva particolarmente, come dire, ostili al gestore professionale anche. Sì, in ambito accademico la modellistica deve tenere conto del fatto che i modelli tradizionali, che sono modelli che considerano un periodo, per esempio modelli statici, non vanno bene per gestire attività illiquide, perché la caratteristica dell'illiquidità è che non si sa quanto può durare l'investimento. Quindi lo sforzo che si sta facendo è quello di adattare la strumentazione tradizionale a tenere conto di questo, delle specificità di queste. Ugo Loser, per voi professionisti dell'investimento è una bella sfida. Abbiamo visto le performance degli ultimi 30 anni RRBB e il mondo è diverso, no? Anche il bull run dell'obbligazionario ha sicuramente influenzato quelle performance vostre e del mercato. Adesso come guardate alle sfide dell'investimento di lungo periodo, anche alla luce di quello che abbiamo sentito questa mattina? Ma le guardiamo chiaramente con l'ottica che è stata espressa per cercare di capire quali sono i nostri obiettivi. Abbiamo visto un obiettivo del 5% reale derivato dall'analisi dell'Accademia. Noi ci interroghiamo effettivamente su una formula che non sia numerica ma che sia qualitativa e che esprima un obiettivo per l'investitore finale. È chiaro che noi partiamo dal tema previdenziale, cerchiamo di capire se e quanto deve risparmiare un individuo per potersi garantire
un certo livello di potere d'acquisto o di tenore di vita. Ed è chiaro che l'affermazione il tasso di sostituzione del 55% è desiderabile, è un'affermazione che vale in questo contesto, ma che è chiaramente molto influenzata da quelli che sono i livelli di produttività dell'economia, cioè quanto può crescere l'economia, e i trend demografici di quanto cresce la popolazione. Faccio un esempio banale usando l'aritmetica. È chiaro che se noi ci troviamo in una situazione da emerging market, o la situazione in cui era l'Italia negli anni 50, con una popolazione in crescita, due genitori, diciamo, hanno quattro figli, il reddito dopo 30 anni di questi quattro figli sarà il doppio di quello dei propri genitori, non c'è nessun problema per questi quattro figli a mantenere i propri genitori. È chiaro, se ci troviamo in una situazione in cui due genitori hanno un solo figlio e le prospettive di reddito di questo figlio sono di avere un reddito uguale o addirittura inferiore a quello dei propri genitori, è chiaro che un reddito basso dovrà mantenere tre persone, e per quanto facciamo esercizi monetari di finanza pubblica eccetera, è chiaro che l'impoverimento riguarda tutto il sistema. È chiaro che se guardiamo a un orizzonte temporale di 40 anni di vita lavorativa e 20 anni di vita, diciamo, da pensionati, e ci convinciamo del fatto che ognuno durante la sua vita lavorativa deve risparmiarsi i soldi per la sua pensione, è chiaro che noi dobbiamo risparmiare circa un terzo di quanto produciamo nei 40 anni in cui lavoriamo. Questa è banale aritmetica. E da qui l'importanza di un sistema previdenziale che sia funded, cioè finanziato, con questo ordine di grandezza, che è un numero che oggettivamente non è oggi nella nostra cultura e nei nostri obiettivi di livello di risparmio. Dopodiché cerchiamo di capire cosa vuol dire l'obiettivo di risparmio. Difendere il potere d'acquisto, difendere il tenore di vita sono concetti molto diversi dal nostro punto di vista. E faccio un esempio molto molto banale. Se noi siamo nell'immediato dopoguerra dell'Italia, un obiettivo può essere quello di comprarsi la bicicletta per andare in giro. Dopo 30 anni però la gente non va in giro con la bicicletta, va in giro con l'automobile. Se io ho fatto un investimento che mi garantisce di comprarmi la bicicletta dopo 30 anni, mi trovo in una posizione sociale dove il mio tenore di vita si è abbassato drammaticamente, perché tutto il resto della società va in giro con l'automobile e io invece posso solo permettermi la bicicletta. Noi abbiamo fatto un banalissimo esercizio nel mostrare l'evoluzione dell'indice di prezzi al consumo capitalizzato nei 30 anni e l'evoluzione del reddito pro capite. Vediamo che il capitale necessario a cadenza per mantenere il tenore di vita è circa il doppio di quello per mantenere il potere d'acquisto. E quindi questo approccio molto più semplicistico conferma i dati esposti che i rendimenti necessari alla difesa del tenore di vita sono estremamente elevati e estremamente difficili da ottenere senza incorrere in rischi sostanziali. Ora, è chiaro che questi rischi possono essere gestiti sia diversificando i portafogli tra varie asset class, sia allungando l'orizzonte temporale degli investimenti. Purtroppo l'industria nazionale oggi non è strutturata per poter affrontare con un orizzonte temporale lungo questi rischi. Una statistica che dimostra quanto fatto è il rapporto tra i fondi comuni e i fondi pensione, che quindi hanno un'ottica di lungo periodo con investimenti illiquidi nell'Italia e nei paesi sviluppati. L'Italia è al 17% come stock rispetto a un 70%
degli altri paesi sviluppati. Quindi noi abbiamo una carenza strutturale di fondi che investono in prodotti illiquidi di lungo periodo, il cui rendimento è correlato all'evoluzione del tenore di vita del paese, e tale carenza compromette la possibilità in realtà di aumentare il tenore di vita nel futuro. Tant'è che per poter finanziare i tipi di investimenti, parliamo di infrastrutture, energia, ma anche l'investimento in asset illiquidi, dobbiamo ricorrere o all'investimento pubblico, e abbiamo qui presente anche, no, il Fondo Strategico Italiano, F2I, il Fondo Infrastrutturale Italiano, che svolgono un ruolo fondamentale, ma direi di più necessario per lo sviluppo dell'economia, al quale il mercato privato non riesce a rispondere, oppure i fondi operanti in Italia, negli asset che hanno queste caratteristiche, sono tutti stranieri. Questi fondi stranieri, che sono veicoli specializzati, sono finanziati da fondi pensione stranieri. Il private equity in Italia era un asset class di successo con degli operatori di successo finché i fondi pensione americani e olandesi investivano nei private equity italiani. Quando hanno smesso di farlo, perché l'Italia era meno interessante, l'industria del private equity in Italia è più o meno sparita. Ed è chiaro che questo è un problema, perché a fronte di questa industria che si è ritirata, l'industria italiana non ha risorse, non ha setup istituzionale che consenta di sviluppare questi veicoli di investimento. C'era un'altra slide che mostrava. Ecco. Noi andiamo a vedere quanto vale sul PIL il mondo previdenziale, e quindi i danari destinati a essere investiti in infrastruttura, e vediamo come abbiamo un campione europeo che è l'Olanda, che ha asset previdenziali per una volta e mezzo circa il proprio reddito, e il fanalino di coda è l'Italia, che arriva a qualche punto percentuale. È chiaro che in Italia non è che manca il risparmio, perché, come sapete, in questi ultimi due mesi l'industria del risparmio gestito italiano ha superato i 1.500 miliardi di euro di asset under management, quindi c'è una potenza di fuoco significativa. Manca la possibilità di sfruttare questa massa di risparmio per finanziare lo sviluppo del paese e della produttività. L'80% di questo risparmio, il 90% di questo risparmio è investito in titoli di Stato o in asset esteri, ma molto poco nello sviluppo della propria economia o infrastruttura. Questa slide illustra molto bene questo punto. Gran parte dei fondi pensione, che sono quelle pochi punti percentuali rispetto alla massa gestita, anche quei pochi punti percentuali di risparmi di lungo periodo in Italia, sono investiti per il 60%, 65% in prodotti di liquidità, che quindi non possono finanziare lo sviluppo di lungo periodo di asset illiquidi. Il campione mondiale invece dello sviluppo di infrastruttura è l'Australia, e per affinità culturale anche il Canada, no? È uno dei paesi che ha capito e perseguito questa politica, per cui il mondo sia dell'investimento azionario sia degli investimenti non tradizionali sono essenzialmente territorio dei fondi pensione, con una derivata importante anche sul fatto che l'investimento di lungo periodo e non di trading rende
in qualche modo molto più presente e attivo l'investitore in tutti i temi che riguardano l'efficienza dei mercati e in particolare la governance. I temi di governance sono originariamente stati sollevati dai fondi pensione che hanno avuto chiaramente la pretesa di poter contare all'interno delle assemblee delle aziende quotate e quindi con chiaramente un vantaggio in termini di efficienza e trasparenza dei mercati. Quindi noi riteniamo che questo sia un gap importante dell'impalcatura, diciamo, istituzionale del risparmio gestito e come Arca ci stiamo impegnando moltissimo sullo sviluppo dei prodotti previdenziali, sulla, diciamo, dialogo e dialettica con i regulator e sullo sviluppo di prodotti che possano essere diciamo una risposta a queste esigenze che vengono chiaramente identificate. Allora Loser, ci avete espresso in maniera molto chiara come anche per difendere che si tratti di reddito o di tenore di vita, guardando al futuro a lungo periodo servano ricette diverse, però le chiedo, perché anche dalla platea ci stimolano su questo, se stiamo andando in questa direzione per colmare questo gap di investitori, di investimenti di lungo periodo che lei ci ha descritto, stiamo andando in quella direzione oppure, come ci chiedono appunto dalla platea, è per questi motivi che in modo molto lungimirante si è deciso di raddoppiare l'aliquota sui fondi pensione, serve ad incentivarli? Beh, chiaramente no, è chiaro che oggi c'è una carenza di domande nell'economia e chiaramente un obiettivo di cercare di far ripartire il ciclo dei consumi, di domanda, crescita, no? e stabilizzazione fiscale. Vista l'esiguità del TFR e dei fondi di previdenza complementare, smontare questa parte non risolve il problema e permettetemi di dire anche l'aumento della tassazione sui rendimenti di questi prodotti, visto che rappresentano una piccola percentuale di tutti gli asset in gestione, non cambia assolutamente il conto dello Stato. E dall'altro lato invece dà un messaggio sbagliato. E sono le classiche manovre che possono avere in realtà una giustificazione, ma però che hanno un effetto diciamo di feedback negativo quando vengono implementati, ovvero non portano, non risolvono il problema per cui sono state pensate e ne creano in realtà tanti altri, no? E il tipico esempio correlato a questo tipo di approccio è la tassazione dei beni di lusso, no? Piuttosto che, no? La politica sulla tassazione delle barche che fu fatta, no? Distruggi posti di lavoro in un'industria e del turismo nelle barche, dall'altro lato c'è sempre l'escamotage per evitare poi. Adesso vedremo anche l'operazione TFR. Le chiedono anche se i piani individuali di risparmio potranno aiutare a colmare il gap pensionistico e se Arca ha dei progetti. Ma sicuramente l'incentivazione di piani di lungo periodo aiuta. È chiaro che Arca su questo sta puntando tantissimo. Abbiamo separato le divisioni, quella dei fondi comuni rispetto a quella del mondo istituzionale, proprio perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale e strategico avere adeguate capacità per affrontare le sfide che questi prodotti e queste gestioni portano, che sono molto diverse da quelle dell'investimento in fondi comuni, appunto basato su modelli uniperiodali, derivati, eccetera. E, è chiaro che però il messaggio deve essere quello, da un lato, di promuovere l'esigenza, anche il gap culturale, la famosa busta arancione, no? Che renda consapevoli gli italiani di quello che è il gap previdenziale, della necessità. Cioè lo stress test alla pensione, che non vogliamo fare, ma che in realtà ci farebbe paura. Ci farebbe, no, io non so quali possono essere le conseguenze, no, sociali e politiche di una manovra del genere
Però è chiaro che più si aspetta, più il problema si acuisce, ovvero se io devo farmi la pensione complementare, devo risparmiare dal primo giorno in cui comincio a lavorare. Se passano 15 anni, io quei 15 anni non li recupero più di risparmio non fatto e sono condannato a essere povero quando sarò in pensione. E questo è oggettivamente uno dei grandi problemi, perché poi si rischia di avere delle, diciamo, dislocation, come ha illustrato prima l'amico David, sociali dovute a questa diversa distribuzione del reddito tra una parte, diciamo, in pensione che non ha la possibilità di poter accedere a uno standard di vita, no? Come aveva in passato e come probabilmente ha la nuova generazione. Chiarion Casoni, una battuta, perché non è solo Arca o la Bocconi che parlano di investire nell'economia reale, nelle infrastrutture, anche gli investitori istituzionali italiani, i fondi pensione, le casse di previdenza ne parlano da diverso tempo, il governo spinge apparentemente in quella direzione, ma di veicoli, poi dicono gli investitori, per canalizzare questi investimenti è difficile trovarne. Sappiamo che Cassa Depositi e Prestiti sta studiando qualcosa, si tratti di un SGR, di emissioni obbligazionarie, però le chiedo, dov'è il punto di incontro tra voi che oggi un po' forse candidamente, come l'ho vista io, ci dice stiamo studiando, stiamo raccogliendo i progetti, stiamo vedendo quali saranno i progetti su cui investire nei prossimi 3 anni, e il mondo degli investimenti che oggi si pone il problema di come allargare e far entrare nei propri portafogli anche questa nuova asset class? Il punto di incontro, penso, appunto, va visto da un punto di vista olistico. Per esempio, da un punto di vista regolamentare c'è un... La Commissione ha proposto, dovrebbe, spero, decidersi prima della fine del 2014, un nuovo tipo di veicolo, si chiama ELTIF, European Long Term Investment Fund, che proprio è capace di veicolare questo tipo di investimenti e in cui possono investire normalmente investitori istituzionali e fino a un certo limite anche i privati. E dall'altra parte i fondi pensione stessi, anche nel loro limite, devono essere strutturati in un modo tale da poter investire, sono asset complessi, quindi non è pensabile che possano ad hoc investire sull'uno e l'altro, ma alcune assicurazioni e fondi pensione hanno sviluppato anche team e squadre intere di persone dedicate a questo tipo di quindi va fatto anche un investimento a livello strategico nel momento del fondo pensione. Dall'altro canto, come diceva il professore prima, il fatto che non ci siano benchmark penalizza questo tipo di investimento non solo a livello di incertezza e di rischio e di liquidità, ma anche a livello di requisiti di capitale da mettere da parte. In questo momento, anche con la nuova solvibilità 2 e tutte le varie Capital Requirements Directive, un investimento in infrastruttura viene contato come investimento in un corporate, mentre in realtà il tipo di investimento ha un profilo di rischio molto diverso, perché uno investe in un asset che esiste e che ha una capacità in caso di eventuale default di recupero molto più forte, perché l'asset esiste e quindi non ha molta... Per cui c'è bisogno di sviluppare questi benchmark a livello europeo, ora dove è un'altra azione che vorremmo intraprendere, cercare appunto attraverso studi di diverso tipo di cercare di definire qual è un profilo di rischio per creare un asset class e rendere queste cariche, questi oneri di capitalizzazione molto meno importanti. Loser? È chiaro che noi stiamo andando in quella direzione, siamo l'unica SGR, credo, che ha preso questa decisione strategica di dividere in due la divisione investimenti per concentrare una parte su, diciamo, gli investimenti ad alta complessità e ad alta necessità di know-how bottom up per la valutazione della singola opportunità, rispetto a un'altrettanto elevata complessità invece di costruzione di portafoglio e di risk management dinamico. Una volta che sono investito in un'infrastruttura, difficilmente posso entrare o uscire, no? A seconda degli umori del mercato. Ed è chiaro che noi siamo alla ricerca di,
da un lato un assetto regolamentare che consenta e mi faccia dire incoraggi anche questo tipo di investimenti, per essere anche noi stessi promotori di eventuali veicoli su questo fronte, e dall'altro di maggiore chiaramente articolazione delle offerte di investimento che vengono portate all'attenzione nostra, no? Per i nostri clienti. Credo però che ci sia oggi un cambiamento strutturale nella propria struttura dell'industria finanziaria, in cui l'intermediazione del rischio è sempre meno possibile, ovvero pensare di sottoscrivere una polizza assicurativa e poi l'assicurazione si prende i rischi e io comunque ho dei rendimenti di un certo livello, è oggi abbastanza utopico. Ritengo che oggi sia necessario avere degli intermediari professionali che impacchettino i rischi in modo tale che possano essere sopportati dagli investitori finali senza la necessità di un layer di capitale in mezzo. Questa è una rivoluzione e questo spiega, ritengo, in larga misura anche il successo che sta avendo l'industria dell'asset management in tutto il mondo e in Italia in particolare. Abbiamo toccato un punto molto delicato, perché vi state scatenando sulla previdenza e la situazione degli investimenti previdenziali, però io voglio adesso dare la parola al Presidente Prodi, che ci segue dall'inizio di questo nostro incontro questa mattina. L'ultimissima battuta per David Roche, che è arrivata da voi. David, riguarda l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sull'industria dei servizi finanziari. David, what do you make of the impact of artificial intelligence on the financial service industry? Beh, sarà un impatto veramente enorme. Tanto per cominciare dobbiamo dire che la valutazione del rischio, soprattutto nel campo assicurativo, può essere migliorato sicuramente di milioni di volte grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, lavorando appunto per esempio con i big data per poter valutare a livello individuale quelli che sono i rischi specifici di una persona. Non è proprio come se uno entra e chiede una copertura sanitaria, perché loro sanno benissimo dove vivi, se fumi, come vai al lavoro, se tu fai dello sport, tutti questi dati, quindi quale può essere il profilo di rischio di una persona così, e alla fine ti faranno ovviamente un preventivo che consideri tutto questo. Il pericolo è che l'intelligenza artificiale saprà tanto di te, quindi questi dati vanno protetti. Ma poi, per quanto riguarda invece il settore assicurativo, sicuramente questo avrà un impatto molto importante, l'intelligenza artificiale. Già lo vediamo nel sistema bancario questo, perché abbiamo ancora persone nelle filiali bancarie, per esempio in Italia, in Inghilterra non li abbiamo più, adesso abbiamo le macchine che lavorano nelle filiali. Auspicabilmente queste macchine diventeranno sempre più intelligenti, chiaramente. Dal punto di vista del servizio ai clienti, l'intelligenza artificiale sicuramente diventerà un fattore molto importante, soprattutto per gestire le rimostranze, rispondere alle chiamate telefoniche e così via. Dal punto di vista dell'investimento, io sono stupito che le cose che faccio ogni giorno quando mi sveglio alle 6 del mattino, che metto insieme tutti i dati che devo conoscere del mondo, ecco, c'è sempre un pattern, uno schema in questi dati che io devo conoscere. Devo per esempio seguire questa variabile in questo paese, la devo raffrontare a questo e a quest'altro, c'è sempre uno schema, non c'è nessun motivo per il quale io non mi possa alzare alle 10 e che sia l'intelligenza artificiale a farmelo questo e a prepararmelo. Io direi che la maggior parte degli analisti verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché quello che loro fanno è proprio di andare ad estrapolare dati storici e compiacere alle banche, mentre l'intelligenza artificiale sicuramente riuscirà a fare entrambe cose. Quindi penso che dovremo trovare qualche cosa, tutti noi dovremo trovare altro da fare. Io comunque ringrazio David Roche, tutti i nostri ospiti, perché vogliamo liberare il palco per il Presidente Prodi. Grazie, facciamogli un applauso. Thank you very much.